Sono state a migliaia, si calcolano meno di 5.000 le persone che lo scorso fine settimana hanno affollato le vie del centro storico di Castel San Giovanni in occasione della Notte Rosa. Un evento nato diversi anni fa, questa era l'ottava edizione, sulla scorta delle omonime feste che ogni anno animano la Riviera Romagnola e il cui format ha spopolato anche nella cittadina valtidonese. Tema dominante sono stati il colore rosa, le luci e soprattutto la voglia di rilassarsi e divertirsi, godendosi la città con una formula del tutto inedita. I commercianti ne hanno approfittato per tenere le serrande alzate fino a tardi, mentre gli amanti dello shopping hanno approfittato della prima notte di saldi. Corso Matteotti, Piazza 20 Settembre e le vie limitrofe hanno ospitato mini isole del gusto con cibo di strada e musica, tra cui anche quella della radio locale, Radio Melody. I commercianti di vita del centro storico, organizzatori insieme all'amministrazione comunale, hanno pensato anche alle famiglie allestendo in Piazza 20 Settembre un'isola del divertimento. La gran chiusura è stata affidata ai giochi di luce e di fuoco a cura di artisti di strada che hanno illuminato la nottata più briosa dell'estate castellana. La Notte Rosa ha chiuso idealmente la lunga infilata dei venerdì castellani, anch'essi affollatissimi, e i festeggiamenti del santo patrono, San Giovanni Battista. Ora i commercianti del centro storico tirano il fiato in attesa dello sbaracco settembrino e della festa della birra.